che bello questo mondo, specialmente in primavera, che domani sorge il sole e che siamo già a maggio. Stamattina qua a Pesaro mi sono messo un po' di crema, sono stato una settimana un po' fermo sui social perché ho avuto una febbre fortissima che mi ha un po' colpito, una febbre batterica, quindi non ho fatto più video, non ho fatto più cose perché sono stato abbastanza KO. I had one week strong fever, it's batteric with batteric fever, so for one week I didn't post anything, but I'm covering with cream in my face because here it's very hot and I don't want burn my face. Ho messo un po' di crema e adesso vi faccio vedere un pochino com'è questa nuova città dove sono arrivato. Freedom, give me freedom, freedom in my eyes, freedom in my heart, freedom in my soul, freedom in your eyes. Give me freedom, give me freedom, give me freedom, freedom in my heart, freedom in your eyes, freedom in your soul, freedom in your eyes. Have to open up. If you want a freedom, you have to just to let it be. If you want a freedom, you have to learn to say fuck off. Don't give up on your freedom. Every day in the morning, set the good intention that they come from your heart. Tanto volevo dire che comunque a Rimini gli scorsi giorni c'è stato un bel concerto, perché adesso non ho fatto neanche più video, oltre che non sono stato bene, è un argomento di cui non ho parlato, è molto importante tra l'altro. C'è stata una grossa alluvione che ha colpito diverse città qua vicino, alcune le quali ci sono stato anche io un po' di tempo fa, come Forlì, Cesena, Ravenna ha colpito anche tanto. Per fortuna la provincia di Rimini non è stata colpita tanto. Quando è successo il casino io ero a Sant'Arcangelo, ma sono riuscito a mettermi, diciamo, in una zona che non è successo nulla di che, però comunque sono stati attimi di spavento. E veramente pochi giorni fa hanno fatto un concerto dedicato, diciamo, per un concerto di beneficenza per aiutare con i fondi, con quello che hanno guadagnato, lo manderanno alle famiglie che hanno avuto problemi, che le loro case sono state inondate, ed è stato veramente bello. L'ha organizzato un ragazzo che si chiama Daniele Maggiolini, che è del Duo Bucolico, è un gruppetto che c'è qua, è una formazione che c'è qua appunto. Lui è di Rimini, ha chiamato diverse band a suonare e quella sera è venuto anche un gruppo italiano abbastanza famoso che è Lo Stato Sociale, e li ho conosciuti di persona. E poi, vabbè, in questi giorni a Rimini c'è Vasco, c'è il concerto di Vasco, e sono andato allo stadio per vedere se riuscivo a beccarlo. L'ho visto che usciva dalla macchina, mi sono portato dietro la chitarra, volevo appunto provare a cantare una canzone con lui, ma non è uscito dalla macchina purtroppo quando sono andato io, mentre mi ha detto che il giorno prima era uscito. E vabbè, comunque adesso...